ho appena parlato col diavolo e ho capito una cosa. Com'è bello l'odio. L'odio è un sentimento così sottovalutato. Odiare il male, odiare l'ingiustizia è il bene supremo. Ma nessuno lo dice mai. Io tutto quello che sono lo devo anche all'odio. La mia voglia di recitare è nata per due motivi: per la voglia di essere amata e per il tempo pieno. Io ero brava a scuola, come tutti i bambini poveri frequentavo il tempo pieno, e a scuola mia si facevano parecchie recite scolastiche ed essendo pieno il tempo ce n'era parecchie per prepararle. Il babbo e la mamma non mi venivano mai a guardare perché lavoravano e io ci pativo, io odiavo che nessuno mi considerasse. Forse è per questo che ho sempre voluto essere la prima di tutte, la più brava, perché soltanto quando si svetta si può essere visti e soltanto quando si è visti si può essere amati. E io per tutta la vita ho desiderato soltanto questo. Un giorno venimmo radunati nel refettorio della scuola perché doveva essere scelta la protagonista della recita scolastica, la Santa Caterina. Eravamo seduti su queste seggioline piccine, piccine, e davanti a noi c'erano queste maestre che ci sembravano alte, alte, altissime. A un certo punto un dito anelloso mi puntò e allora io mi alzai con queste treccione strette come una punizione divina, con le gote che mi pulsavano e con tutta l'aria che avevo nei polmoni intonai la Santa Caterina. Bim 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 bom bom. Era figlia di un re, era figlia di un re, era figlia di un re. La parte fu mia. E io quel giorno capii che ero capace di fare qualcosa e soprattutto capii che su un palcoscenico si poteva ricevere tantissimo amore, quello che provai per lei, che ho amato da subito e l'amo ancora. Avrò avuto 8 anni, se chiudo gli occhi è ancora come se fossero lì con me,